Prima settimana qui e io lotto con la polvere ovunque, un tasso di umidità che non avevo mai percepito così alto e resto però incantata anche dal cielo che si colora di rosso al tramonto. In 7 giorni abbiamo già vissuto diversi imprevisti, no. E alcuni divertenti, altri un po' meno, diciamo. Non vi nascondo che ci sia stata anche qualche piccola tensione tra me e Roberto, giusto? Però sono successe anche delle cose magiche e ve le raccontiamo. I lavori del giardino sul retro sono iniziati, abbiamo dovuto rompere gran parte del massetto della pavimentazione per diverse ragioni. In primis perché il tempo e la salsedine, alcuni movimenti di assestamento della casa, hanno fatto emergere alcuni ferri arrugginiti del massetto. E poi c'è un grandissimo tema, ovvero quello del sistema fognario, perché ha bisogno di essere ben controllato, perché probabilmente dovremo ripristinare e sanare per essere sicuri di non inquinare la falda. Quindi abbiamo iniziato tutti gli scavi e le verifiche idrauliche. C'è polvere ovunque e non è davvero divertente. Ma passando un po' di tempo qua dietro nel giardino abbiamo anche cominciato ad osservare delle cose molto belle. Ad esempio abbiamo trovato questi gigli di mare proprio qui per terra, che sono cresciuti dal cemento, che sono arrivati credo in modo spontaneo attraverso i semi, perché fanno parte della vegetazione delle dune che sono sul mare più avanti. E siccome qui passano con le carriole, con gli attrezzi, ci sono macerie ovunque, abbiamo pensato di spiantarli, di riportarli dove sono originali in modo da salvarli. Poi se vorranno tornare, torneranno quando tutto è in ordine. Belli patatoni. Liberati. Guarda qua. Mamma. Questi prendono subito, per fortuna. Li abbiamo staccati bene. Andiamo, portiamoli al mare. Speriamo che non ci arrestino pensando che adesso li stiamo portando via dalla spiaggia. Così, di fare un po' di scena con una cosa bella e metterci dentro quei bulbi, guarda cosa abbiamo riempito. Io non mi immaginavo sinceramente così tanti. Ellie, busta rossa. Una delle cose che ci ha colpito proprio favorevolmente e che abbiamo apprezzato tanto in questi giorni è stata proprio la questione della gestione dei rifiuti, perché trovandoci in una zona un po' isolata pensavamo magari di trovare qualche piccola difficoltà nel poter gestire bene tutto quello che riguarda la differenziata, eccetera, e invece abbiamo trovato un servizio puntualissimo, almeno per quello che abbiamo potuto vedere in questi primi 7 giorni. Praticamente noi abbiamo aperto la nostra utenza della Cari e quindi poi con il nostro bollettino siamo andati già 2 volte in discarica per smaltire alcuni pezzi di arredamento vecchio della casa, e abbiamo trovato proprio delle persone molto attente. Hanno separato le varie cose, ci hanno aiutato a differenziarle bene, hanno pesato il legno, quindi proprio una grande attenzione. E poi anche con 2 semplici mosse siamo andati a ritirare i nostri bidoncini della differenziata e un calendario iper dettagliato, ma veramente iper dettagliato, che dovremmo metterci anche delle sveglie per non sbagliarci, con i vari giorni di ritiri, incroci, settimane alterne, eccetera. E diciamo che il primo ritiro da noi l'hanno mancato,
Infatti noi due, da bravi, perfetti milanesi, super agitati, abbiamo subito chiamato l'assistenza per fare la segnalazione, eccetera, ma poi dal giorno dopo, dopo quella prima geolocalizzazione, hanno cominciato a passare con regolarità e grande soddisfazione. Quindi obiettivo rifiuti domestici raggiunto. Il lato negativo però è che qui non tutti usufruiscono del servizio buono dei rifiuti. Purtroppo, soprattutto in questa zona che è poco abitata, negli anni purtroppo si è consolidato un po' il brutto vizio di scaricare dei rifiuti, soprattutto quelli edili. E questa è una delle cose peggiori con cui sapevamo già di dover fare un po' i conti, e sarà un po' anche la nostra piccola battaglia personale. Anche perché proprio ieri sera hanno scaricato questi. Quello che speriamo è che magari anche soltanto la nostra presenza qui vicino, quindi il fatto che si veda che la zona è abitata, possa essere un piccolo deterrente per chi ha questo genere di atteggiamenti. E comunque la nostra intenzione è quella di osservare e capire meglio prima di agire in modo impulsivo e precipitoso, in modo da trovare poi anche le giuste modalità con cui, diciamo, essere presenti in questo luogo. Comunque la natura qui è pazzesca, perché si riappropria del proprio spazio e io me ne sto innamorando. Guardate queste piante che spuntano su questa strada sterrata. Potremmo, credo, definirle piante pioniere, perché sono quelle che arrivano per prime nei luoghi più difficili, con fattori ambientali estremi, come può essere, che ne so, la scarsità dell'acqua o l'esposizione alle alte temperature, il vento fortissimo. E grazie al loro lavoro di preparazione e di trasformazione, poi dopo arrivano le successive, quindi si possono insediare le piante successive. Io sono molto affascinata, perché sinceramente non le avevo mai viste all'opera. E sempre in merito alle piante che ho osservato, un'altra cosa interessante è successa dentro al nostro giardino con le piante grasse, che per il tanto sole sono diventate rosse, e così anche per, penso, l'assenza di acqua di questi anni, e si sono anche un po' snellite, e quindi sono davvero molto diverse, anche se sono le stesse specie che coltiviamo a Milano, sono completamente diverse. E il loro adattamento è bellissimo da osservare. Devo dire che è anche abbastanza incoraggiante, se pensiamo che anche noi stiamo affrontando in questo momento un cambiamento, insomma, come se ci dessero l'esempio. Ma il grande insegnamento questa settimana ce l'hanno date le tamerici del nostro vicino di casa, Luca, che l'altro giorno ci ha chiesto se gli davamo una mano per ripulirle e sistemarle, perché sono state colpite da una malattia, un fungo, un parassita. Ancora non abbiamo capito bene di che cosa si trattasse, che di fatto ne ha già bruciata una molto grande e molto bella. E avevamo anche paura per le tamerici che ci sono qui nei dintorni, perché sono parte della vegetazione più bella che c'è in questa macchia, quindi siamo voluti intervenire subito. Abbiamo trovato anche sui rami, che camminavano velocissimi, dei cosi bianchi enormi che ci sembravano delle cocciniglie mostruose, e ho fatto alcune storie su Instagram, e proprio grazie ad Instagram abbiamo scoperto che in realtà non si trattava di cocciniglie mostruose, ma di uno stadio precedente evolutivo della coccinella, di un tipo di coccinella che è un antagonista naturale di molti parassiti, quindi un predatore naturale che stava già in una certa misura aiutando l'albero. Insomma, la natura si stava già riequilibrando, e quello che ho imparato è che occorre certe volte soltanto portare molta pazienza, osservare, imparare a capire queste dinamiche che per noi sono del tutto nuove, prima di mettere mano e tagliare e fare. Certamente una bella pulizia del fondo, una bella potatura, non può che aver fatto bene, aiuterà questa pianta a respirare meglio. Però vogliamo adottare un atteggiamento più attento e anche un po' più umile nei confronti di questo ecosistema che non conosciamo, perché sicuramente c'è un'intelligenza superiore da cui abbiamo soltanto necessità di imparare. Ora, io non lo so se settimana prossima avremo proprio il tempo materiale per girare un nuovo video, perché abbiamo veramente tanto lavoro da fare in casa. Tuttavia vi continuerò ad aggiornare un po' tramite Instagram nelle storie, e se non vi volete perdere i prossimi capitoli di questa storia, iscrivetevi al nostro canale se già non siete iscritti. Noi ci vediamo sicuramente prestissimo. Grazie per essere qui.